Buongiorno, 5 anni dopo. Buongiorno 5 anni Gio, dopo. mi fa piacere incontrarti 5 anni dopo. Vuoi che io ti parli di Palazzolo? Sì. Beh, la mia esperienza di vita è stata bellissima perché sono andata in pensione e in qualche modo anche quella di Palazzolo è continuata perché se tu avrai avuto modo di vedere che Palazzolo continua a crescere, che il turismo è sempre più incrementato, che l'amministrazione uscente ha fatto un ottimo lavoro e che questa subentrante spero continui nella stessa scia dell'amministrazione precedente e che Palazzolo possa vivere di turismo. Ci sono sicuramente ancora tante cose da perfezionare a mio avviso. Quest'isola pedonale, per esempio, che viene fatta ad intermittenza non funziona, la gente va abituata sempre. E il centro storico va chiuso perché in questo modo vengono tutelati i monumenti. Insomma, c'è qualche piccola pecca, qualche cosa da aggiustare. I musei vanno aperti sempre, soprattutto la domenica. Insomma, qualche cosina da sistemare. Per il resto, com'è la mia vita da pensionato, ti posso dire, mi dedico molto alla casa. Come vedi, siamo nella mia abitazione, in una casa antica. E io amo seguire molto il ciclo delle stagioni e allora mi dedico alla conservazione del vino in autunno, alla salatura delle olive, che ora se vuoi ti farò assaggiare. La ricetta non te la dico perché quello è un segreto. Quello è un segreto. Non so se tu hai avuto modo di vedere, siamo in prossimità della Casa Museo. Vuoi fare una bella inquadratura Sì. di Casa Museo? Dai, Ok. vediamo. Vediamo. Vediamola, ci possiamo spostare? Sì. Non guardare tutto quello che c'è perché questo che prima, era una carretteria, una vecchia carretteria, è diventato un ripostiglio. Per un periodo è stato autorimessa e poi è diventato un ripostiglio. E qui io mi dedico, vedi, qui ci sono i contenitori del vino di cui ti parlavo, a me piace molto il vino. Poi questo vino va travasato in bottiglie da 5 litri perché altrimenti prende aria e non si conserva bene. Tu da buon francese lo sai Sì, come si fa la conservazione del vino. Ecco, e mi dedico un po' alla casa, un po' a queste cose. In autunno, vedi quei che non si riesce a vedere perché ci sono troppe cose, lì c'è un presepe. Questa è una mangiatoia naturale. Spero che lo taglierai un po' questo cortometraggio, non fai vedere no, no, tutta questa no, cianfrusaglia che c'è qua. Ecco, la volta magari mettevano i carretti, i calessi. Ecco, questo è l'aglio che metto ad essiccare. bello. Questa era una cisterna. Ma tu dove sei, ospite? Le vuoi assaggiare le mie olive? Sì. Questa in estate per noi è una ricchezza, una grande ricchezza. Giovanni, vuoi tu? Ecco, io un poco di salato mi serve più del dolce perché figlia mia è la pressione pazza che non mi reggo. Ma tu non ne fai? No, uno per da mangiare. No, No, ce li ho gioia io. Uno da mangiare. Poi non io riesco più a praticamente mangiare. Sì. da funzionario del comune mi sono trasformata in una specie di massaia perché certo Dove si farebbe? qualcosa devo fare. Ma tu li avevi fatto prima e avevi i primi tempi che fai? No, prima li faceva mia mamma, però io ho appreso da lei la tecnica Ci sono venuti di buonissimo. fare. Sì, è una delle poche cose che so fare bene. Non è bello. Ecco, in Non è bello, so autunno fare tutto. Sì, Io bello, bello. mi Bene, 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 piace suggerire. conservare le cose genuine, allora provvedo all'approvvigionamento delle noci, di tutto quello che poi mi serve durante l'inverno. Quindi, già quando vuoi venire d'inverno, sei invitato perché ti farò mangiare Sì. i ravioli al sugo di maiale, che è la tipica cucina nostra. Poi,
La, la salsiccia di Palazzolo, lo sai che la salsiccia è diventata un prodotto tutelato, un prodotto IGP. Ti stavo dicendo, un prodotto slow food. Basta, io lo faccio troppo. E quindi non impazzisco. Vedi Giovanna, mangia? No. Figurati, non... Operare le 2 kg di euro in freezer, cacciare, li accompagno 2-3 al giorno, quelle per via della pressione. Quelle ce le ho pure. Buonissimo. No, ti sto dicendo che ci fa male, Giovanna, non lo... Non lo... Magari vi vediamo, ma che interessa. Giovanna, guarda, quando vede certe cose impazzisce. Ora questo dove? Giovanna, te li preparo? No, ce li ho io a casa. Mi prendo poco a poco, perché sennò tanti altri io tante me ne mangio. Non è che sono come le mie, le tue, scusa. Sì. So. Sì, sono diverse. No, sono diverse. Ancora più salate le mie, perché fanno di farmi mandare le buone, anche tu capo di sale. Aspetta di non avere che mangiare, però. C'è una cosa che non è fatta a posto. No, questo è.